Sono stati 2.407 nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 122.441 tamponi processati, 44 decessi contro i 26 di domenica per un totale di inizio pandemia che arriva a 130.354. Il tasso di positività si attesta al 2% in aumento rispetto all'1,45 del giorno precedente. Con 15.301 tamponi eseguiti, di 150 il numero di nuovi casi di coronavirus in Lombardia, con una percentuale attorno allo 0,9%, ieri era lo 0,7%, crescono leggermente i ricoveri che sono 63 in terapia intensiva, più 4, e 435 negli altri reparti, più 7. Se inoltre registrato un decesso, porta totale da inizio pandemia a 33.983. I dati per province vedono 53 nuovi positivi segnalati a Milano, di cui 27 in città, 3 a Pavia. L'Italia dà il via oggi alle somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid per i soggetti fragili a rischio, riguardano circa 3 milioni di pazienti, e sempre oggi è arrivata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con cui il Green Pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per una platea di circa 23 milioni di lavoratori. E partono oggi anche negli ospedali lombardi le iniezioni anti-Covid per 150.000 pazienti fragili, trapiantati oncologici e immunocompromessi. La regione, spiega il presidente Fontana, è pronta dall'11 ottobre con i richiami per ospiti delle residenze sanitarie, over 80 personale sanitario, fino a 668 farmacie coinvolte nelle somministrazioni, e si lavora a una campagna solidale anche in Sierra Leone. È stato chiesto di insistere con il governo perché si allenti la posizione su cinema e teatri. Credo che il comparto cultura meriti davvero tutto questo. Io mi farò portatrice di questo messaggio in Commissione Salute. Così la vicepresidente assessore al welfare della Lombardia, Letizia Moratti. La casa farmaceutica Pfizer ha annunciato che il suo vaccino contro il Covid funziona anche nella fascia d'età 5-11 anni e presto chiederà l'autorizzazione agli enti regolatori. Finora il vaccino Pfizer-BioNTech era stato autorizzato dai 12 anni in su. Con la fascia d'età infantile si darebbe probabilmente colpo di grazia alla pandemia. Anche tra i bambini si renderà necessaria la seconda dose di richiamo. Comunque, gli studi clinici in Israele hanno mostrato che questo vaccino anche nei bambini è sicuro e ben tollerato. L'immunologo Guido Silvestri, che da 30 anni svolge attività di ricerca negli Stati Uniti, interviene su Corriere sull'evoluzione dei farmaci contro la pandemia. Spiega che la nuova tecnologia utilizzata da Pfizer Moderna rappresenta un progresso enorme che tra qualche anno ci consentirà di realizzare facilmente e in tempi brevi rimedi polivalenti contro molte altre malattie infettive. Possiamo addirittura pensare, spiega Silvestri, a vaccini personalizzati o tarati sulle patologie di specifiche aree geografiche. I viaggiatori europei potranno tornare negli Stati Uniti dagli inizi di novembre. Jeff Zients, coordinatore del team anti-Covid della Casa Bianca, ha annunciato oggi che l'amministrazione riaprirà le frontiere a tutti i visitatori completamente vaccinati. In particolare viene rimosso il divieto per le persone provenienti dall'Unione Europea, introdotto il 14 marzo 2020 da Donald Trump e poi confermato da Joe Biden. Parla Gali Peleg, 29 anni, la zia materna di Eitan, l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Ora Eitan si trova proprio in Israele, portato dal padre di Gali e nonno del bimbo, Shmuel, infrangendo la legge italiana. Voglio adottare Eitan e crescerlo come figlio mio, non potevamo più sopportare di vedere la sua tristezza, crescerà qui, nel paese della sua famiglia, per lui faremo tutto, dice Gali. Di parere opposto invece di zii paterni, la tutrice legale zia Aya si trova proprio in Israele per riportare il piccolo a Pavia. Una Lombardia particolarmente funestata da maltempo, domenica ben 7 tornado in pianura padana. I danni maggiori si contano nelle province di Pavia, Aronca, Romagherno, ma anche nelle province di Lodi, Cremona e Brescia. La Coldiretti regionale farà conto dei danni, stalle e cascine scoperchiate, spianato il mais non ancora raccolto, danni al riso ormai maturo e campi allagati. E allora vediamo in chiusura il pronto meteo per il 21 settembre. Nella notte un passaggio temporalesco anche nelle nostre zone pavesi. Martedì tra sole e nuvole, temporali solo sui rilievi, sino a fine settimana condizioni di tempo stabile. Temperature tra 13 e 25 gradi, tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli. Queste le notizie principali che potrete trovare come sempre con aggiornamenti e approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it e itinerarinews.it, oltre alle nostre pagine social
editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.